Fontana si ricandida? Io dico di sì, poi ovviamente noi siamo una squadra, siamo una coalizione e quindi non basta il parere della Lega o di Salvini. Per me squadra che vince non si cambia. Lasciati alle spalle 2 anni terribili e ringraziando i Lombardi per la resistenza e la forza che hanno dimostrato, ci sono in cantiere progetti da miliardi di euro che portano la Lombardia all'avanguardia a livello internazionale. Però ripeto, io non impongo niente a nessuno, noi siamo qua per ascoltare, per coinvolgere, per dialogare. Stiamo facendo campagna elettorale in tanti comuni lombardi dove punto ad avere più sindaci della Lega rispetto a quelli che ci sono oggi. Noi abbiamo come Lega 52 sindaci uscenti e ce ne sono più di 30 nuovi candidati. Le liste della Lega sono presenti in più di 400 comuni italiani, anche quelli più piccoli, e quindi conto che ci sia una bella partecipazione. L'appello è quello a votare, perché qualcuno al governo, non noi, ha imposto che si votasse solo la domenica e non il lunedì, a scuole chiuse, adesso leggiamo addirittura con mascherina obbligatoria, e quindi manca che chiedano di fare la capriola e la verticale prima di entrare al seggio elettorale per andare a votare, per complicare la vita. Speriamo che in tanti partecipino. Presidente Fontana, domani Giorgia Meloni sarà qui a Milano, la incontrerà ed è arrivato il momento di scegliere la riserva sulla sua ricandidatura? Ma io l'ho già detto e lo ribadisco, io ho dato la mia disponibilità a discuterne, a fare in modo che i membri del centrodestra possano parlare su questa ipotesi. Io ho sempre sostenuto che il vero valore è l'unità del centrodestra. Questa è l'unica cosa importante. Qua Attilio Fontana c'è, non c'è, cambia poco. L'importante è che ci sia un centrodestra unito, perché è giusto che un paese di centrodestra possa essere governato, amministrato dall'unione che rappresenta la maggioranza degli italiani.